Con i migliori in campo, Micillo non ne fa parte, ci diamo l'inquadratura. Edoardo Morra per la squadra purtroppo uscita perdente e Laudanno premiato con la medaglia, migliore in campo, 4 reti per lui della squadra Real Scugnizzi contro i nuovi Kunz Shark. E partita finita per 8-2, giusto? 9-2. Iniziamo dall'MVP dell'intera partita, Laudanno. Cosa vuoi dire alle nostre telecamere? Niente, abbiamo trovato le posizioni finalmente. E lei ha giocato, diciamo, tutti i propri. Oggi stavo calmo, non mi sono fatto espellere. No, beh, siamo divertiti, complimenti per gli avversari. Perfetto, hai avuto comunque una medaglia, un premio, un ringraziamento a qualcuno, una dedica particolare. Ringraziamento a Francesco Micillo, il portiere capitano di questa squadra. Lo salutiamo. Salutiamo tutti quelli che ci sono venuti a vedere la settimana scorsa e ci hanno visto perdere. Sta settimana. Sì, infatti voi uscivate da una sconfitta, questa volta una bella vittoria. Vabbè, sì, perché era la prima partita, non c'erano le posizioni. Vi dovevate ambientare comunque. Un saluto e un in bocca al lupo al Real Scugnizzi. Alla prossima, passiamo la parola a Edoardo Morra, migliore in campo della Kunz Shark, supportato dai suoi amici a bordo campo. Edoardo, questo esordio, la settimana scorsa hai riposato, questo è stato un duro esordio contro una squadra sicuramente valida, però avete qualche demerito su questa sconfitta? Molti demeriti, abbiamo giocato non bene. Niente, non è la squadra, non è girata e da chi le cade? La squadra non ha girato comunque. No, niente, ragazzi, un attimo di attenzione, di serietà, per favore. Niente. Cosa c'è da migliorare? Tutto. Tutto. Io vorrei cercare di emulare quello che ho fatto l'anno scorso. Perfetto, nella Super 7. Edoardo, arriva una domanda dallo studio. Ci chiedono l'assenza di Farnuso. Sarebbe stata determinante per una sconfitta ancora maggiore. No, ha pesato la sua assenza, perché se avesse giocato più a difesa e magari io più avanti sarebbe stata un'altra storia. Avremmo fatto qualcosa di meglio. Perfetto, Edoardo, va bene. Comunque l'avventura è appena iniziata, c'è ancora tanto tempo, tante partite. Un saluto anche al compagno di squadra. Quindi devite in bocca al lupo ai Kunz Shark e un grande in bocca al lupo per il proseguimento del torneo. Ciao.